Non denunciano gli abusi sessuali per paura o per vergogna. Per molte di loro la ferita è così profonda che non riescono neppure a parlarne, a confidarsi con qualcuno, soprattutto se è accaduto tutto in famiglia. Perché anche tra le mura domestiche sono loro, le donne, a subire maltrattamenti che arrivano fino alla morte. Se un omicidio su quattro avviene in famiglia, il 70% delle vittime sono mogli, compagne, madri. Nonostante i referti medici e la testimonianza del medico, la mia soffertissima deposizione e quella degli amici, il giudice ha ritenuto che l'uomo non fosse violento e che non andasse punito più di quel che già era stato dovendo subire il processo. Mio marito mi costringeva a vivere con 20.000 lire la settimana, con cui dovevo anche comprare il pane e il latte tutti i giorni. Quando è entrato in vigore l'euro, mio marito mi concedeva 35 centesimi al giorno, il prezzo di un caffè alla macchinetta dell'ufficio. Anche lui mi impone fin dall'inizio il suo amore totale. Sei la donna della mia vita. Appena ti ho vista ho capito che avrei voluto stare per sempre con te. E io sono passata sopra la mia razionalità. Ma come fa a dirlo se nemmeno mi conosce? E perché calcare sull'irreversibilità della nostra relazione? Mi sono fatta coccolare dai suoi modi di uomo galante e dal suo amore incondizionato. E piano piano ci sono finita dentro e mi sono fidata. Abusata nel corpo e nell'anima, taccio e subisco. Sorrido a tutti e mi consumo dentro. Sono giovane e spero che un figlio, due figli, tanti figli possano trasformare quest'uomo crudele e violento nel marito che ho tanto desiderato. Peccato che le gravidanze comincino e finiscano fra le botte.
Non solo noi donne subiamo l'onta dell'offesa fisica e psicologica, ma dobbiamo pure dimostrare la veridicità di quanto affermiamo, combattendo contro tutti e tutto. Il mio corpo è diventato il mio nemico, ha preso il posto delle violenze subite. Quel desiderio, quel piacere, quel bisogno di essere guardata e apprezzata si sono trasformati in un incubo, in una paura senza confini, nella sensazione perenne di essere indegna, sporca, marcia. Il mio corpo porta morte. Me ne sto quasi dimenticando di quello che ho vissuto. Forse avevo un senso di colpa fin da bambina, che mi faceva sentire in qualche modo da punire, per cui sopportavo e non subivo quella specie di punizioni. A un certo punto ho capito, a un certo punto si è rotto l'incantesimo, come nelle favole. Non denunciano gli abusi sessuali per paura o per vergogna. E per molte di loro la ferita è così profonda che non riescono neppure a parlarne, a confidarsi con qualcuno, soprattutto se è accaduto tutto in famiglia. Perché anche tra le mura domestiche sono loro, le donne, a subire maltrattamenti che arrivano fino alla morte. Se un omicidio su quattro avviene in famiglia, il 70% delle vittime sono mogli, compagne, madri. Thank you.
Il vuoto. Tutto quello che ho è il vuoto.